In collegamento con TV City, il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha fatto il punto sull'emergenza Covid-19 nel suo comune. Si conferma ancora l'aumento delle guarigioni giornaliere. Recentemente, in questi ultimi giorni, stiamo arrivando ad una sorta di equilibrio tra persone contagiate e persone guarite. Cioè, ieri una sessantina di nuovi positivi in 2 giorni, chiaramente, e una sessantina di guariti. Tuttavia, per il primo cittadino il governo avrebbe dovuto agire prima per arginare i contagi. Ritengo che probabilmente sono stati un po' tardivi questi provvedimenti, perché si è visto da subito che soprattutto la rete ospedaliera, insomma la sanità nel suo complesso, è andata un po' sotto stress nel momento in cui i numeri sono cominciati a salire. Altra problematica riguarda i risultati dei tamponi. I dati, per questioni burocratiche, vengono spesso trasmessi con ritardo dagli organi preposti. C'è stata anche una leggera distonia tra i dati che venivano comunicati dalla Regione Campania con la piattaforma Sinfonia, mentre la piattaforma dell'ASL non riusciva a leggere con immediatezza questi dati. Quindi questo ha creato ulteriore confusione e probabilmente lì è venuta meno la capacità di tracciare poi questi contagi, e questo probabilmente ha favorito una maggiore diffusione dell'epidemia. Per Ascione, i contagi sono avanzati principalmente a causa dei giovani, che, fuori controllo a causa delle misure più blande di quest'estate, si sono riuniti nelle zone della movida più frequentate della città. Abbiamo avuto notevoli fenomeni di assembramento in determinati luoghi della città, in particolare la curva di via Gino Alfani, gli spazi antistante lo stadio, che sono luoghi dove si assembrano e si assembravano nel passato anche lunghi periodi i giovani di Torre Annunziata, e purtroppo il contagio tocca particolarmente anche queste fasce giovanili. Noi abbiamo fatto un'ordinanza per chiudere questi luoghi della movida soprattutto dalle 6 del pomeriggio fino alle 22, quando non c'era ancora il provvedimento della zona rossa. Adesso, con il provvedimento della zona rossa, devo dire che il territorio è fortemente controllato dalle forze dell'ordine, che sono un po' distribuiti su tutto il territorio e stanno ponendo anche dei posti di blocco un po' ovunque. La preoccupazione del sindaco è principalmente rivolta alla crisi sociale ed economica che sta vivendo gran parte della popolazione a causa delle chiusure. Stiamo cercando anche di mettere in campo delle ulteriori azioni di sollievo nei confronti della popolazione. Sto adesso, forse oggi, farò il provvedimento per sospendere l'applicazione delle strisce blu sul territorio. Stiamo preparando un bando per l'individuazione di cooperative sociali che ci possano dare una mano nell'alleviare anche l'attività, diciamo così, delle famiglie che ospitano dei positivi nella loro casa, e quindi per portare un po' di assistenza domiciliare a queste persone. Insomma, stiamo cercando di mettere e focalizzando alcuni tipi di interventi in un momento molto critico, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sanitario. Ascione ha infine lanciato un importante appello a tutti i suoi concittadini. Invito i miei concittadini ad essere veramente responsabili, ad evitare comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione, perché purtroppo questo virus uccide ancora.